I clan avevano occupato gli alloggi popolari di Marigliano e San Vitaliano in provincia di Napoli per allestire piazze di spaccio H24. Non solo, il pizzo veniva imposto a tutti i supermercati, imprese funebri, edili, ambulanti, negozi di ortofrutta e pizzerie della zona. Un imprenditore restio a pagare è stato addirittura sequestrato e portato davanti ai reggenti con la complicità della madre del camorrista. Lo hanno scoperto i carabinieri di Castello di Cisterna, che all'alba hanno eseguito a Napoli e provincia, a Verona, Castelvolturno, Terni, Reggio Emilia, Ferrara e Bari 29 misure cautelari emesse dal GIP di Napoli su richiesta della DDA. Scoperti anche due tentati omicidi a colpi di pistola e mazze da baseball e una gambizzazione nei confronti di tre capi piazza restii a pagare la quota al clan. Gli indagati sono ritenuti affiliati al clan dei Mariglianesi, attivo tra Marigliano e i comuni vicini. Per gli investigatori una costola del clan napoletano dei Mazzarella. Da Napoli a Parma per rapinare le filiali di banca. Come nei film, entravano nelle banche scavando cunicoli che, partendo dalla rete fognaria, li portavano all'interno dei cavò. Questa l'accusa nei confronti di 10 rapinatori, tutti pregiudicati e di origine campana, fermati dai carabinieri del comando provinciale di Parma. Il 31 ottobre la banda avrebbe messo a segno una rapina in un istituto di credito di Parma con un bottino milionario e, secondo gli investigatori, erano pronti a svaligiare un'altra banca del centro della città emiliana. Un sequestro di 3 milioni e 300 mila euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Salerno su disposizione della Procura regionale della Corte dei Conti della Campania nei confronti del consorzio artigiano di garanzia Fidi di Salerno, dell'ex presidente del CDA e di due liquidatori pro tempore. Le indagini della Guardia di Finanza, scattate a seguito di una relazione ispettiva ministeriale, hanno permesso di riscontrare che il consorzio Artigian Fidi, quale per settore di contributi pubblici da destinare alla prevenzione del fenomeno dell'usura, non ha utilizzato i fondi a cui erano destinati per gli scopi autorizzati, né li ha restituiti al maturarsi delle cause di estinzione e liquidazione. Un infermiere dell'ospedale Loreto Mare di Napoli è stato malmenato da un paziente in attesa di una colonscopia a cui era stata somministrata la terapia lassativa propedeutica all'esame endoscopico, che lo ha ritenuto colpevole di non avergli somministrato medicine per bloccare l'evacuazione continua. L'episodio è stato reso noto da un consigliere regionale che ha segnalato che a denunciare il fatto è stata l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate. L'infermiere del reparto chirurgia d'urgenza dell'ospedale napoletano è stato schiaffeggiato con violenza tanto da rendere necessario l'intervento della polizia. Il lavoratore è stato giudicato guaribile in 15 giorni. Un primario del reparto di emodinamica e cardiologia dell'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta è stato licenziato senza preavviso dopo la morte di un paziente di 55 anni deceduto a seguito di un intervento chirurgico. Al momento dell'intervento, nella cartella clinica dell'uomo mancava un fattore di rischio relativo all'anestesia, non inserito da uno specializzando che avrebbe dovuto registrare i dati sotto l'assistenza del medico. I motivi della morte del paziente sarebbero riconducibili a complicazioni sorte per l'intubazione. La magistratura sta ora indagando. Ed è da questa l'ultima notizia. Grazie per la cortese attenzione. Appuntamento alla prossima edizione.